un discorso di Paolo e di Dario, ma in realtà è quello che fanno loro, quindi indipendentemente dal discorso di Big Beats, che è un marchio nato da qualche mese, no? Sì, abbiamo unito i due studi, il mio più grosso lo conosci bene, super professionale a livello di struttura, di studio di acustica e di correzione e tutto. Okay. E ci siamo uniti e abbiamo deciso di fare questa cosa insieme. Ok. Tutti voi qua sapete la differenza tra, per esempio, stereo mastering e stem mastering? No. Wow, ok. Vai Dario. Allora, diciamo che tra virgolette sono state anche messe in ordine. Allora, una produzione, come funziona in realtà? Facciamo finta di prendere non una produzione dance, ma una produzione di musica pop o rock, che è un po' più facile da capire. Ci sono c'è il gruppo che fa una canzone e decide di andare a registrarla, no? Quindi va nello studio di registrazione e vengono acquisiti quindi tutti gli strumenti, microfono per microfono, della canzone che loro sono andati a registrare. Quindi alla fine chi ha registrato questo brano si ritroverà con, diciamo, un 20-30 canali, tutta la batteria, le chitarre, la voce, tutta questa roba qui. Questa roba qui viene passata poi in mix, ovvero vengono passati tutti questi canali, vengono mixati insieme secondo una logica di priorità, di strumenti. Tutti quanti sapete cos'è un mix, giusto? Più bene, ok. E chi mixa crea il cosiddetto file stereo, ok? Che quindi è partito da 40 canali, 50, 120, quanto ne volete, è arrivato a creare un file stereo che però non è ancora pronto per essere commercializzato, perché deve essere ancora affinato per arrivare agli standard commerciali, per essere prodotto in radio, per essere riprodotto su Spotify. E questo è il lavoro che fa l'ingegnere di master, cioè prepara un prodotto grezzo ad essere commercializzato e a far sì che su tutti gli impianti audio, quindi dalla vostra JBL Go che avete comprato a 20 euro o all'impianto da 40.000 euro dello zio Rico, quella canzone possa sentirsi bene, ok? Possa sentirsi bene su tutti gli impianti possibili, su tutte le radio, sulle cuffiettine piccole, su quelle grosse. E è un lavoro molto tecnico che comprende anche un po' di creatività, perché deve prendere delle scelte. Io ho fatto un po' di slide sul mastering, tra l'altro, se sono interessati possiamo parlare un po' di più. È sempre su questo file qua? Sì, tutto. Vabbè, poi vediamo. Allora. Dite voi se avete domande così. Io avevo preparato un po' di cose sul mastering, perché secondo me è abbastanza interessante. Loro avranno parecchie domande anche a livello etico, su come porsi a livello di ghost producing. Okay. Quindi, ok, la differenza poi la possiamo vedere successivamente, no? Da qua. Sì. Vabbè, cos'è il mastering? Più o meno ho già risposto. Diciamo che abbiamo creato ciò che è un po' una prassi su quando ci arriva un brano che dobbiamo masterizzare. Quindi il produttore, magari voi avete già finito la traccia, però non siete sicuri di volerla finalizzare perché magari l'avete fatto in cuffia o l'avete fatto a casa con due KRK piccoline che magari dite sì, ok, ci sta, però vorrei provare a suonarla in un club e quindi vorrei essere sicuro che quando mi suono in un club arrivi quantomeno a livello di quella che ho messo prima. E queste sono cose abbastanza importanti anche per far ascoltare il proprio brano alle etichette, per mandarle alle radio, ai DJ, così, avere una traccia che suoni a livello commerciale con i parametri standard è l'essenziale. Poi tutta la creatività quella fa il vostro e ci mettete voi quello che ci dovete mettere. Però diciamo, questo sono un pochettino, adesso non so se andare in profondità sulla cosa oppure stare un po' sbrigati. Al massimo se vediamo i ragazzi, magari ci vogliamo una differenza tra stem. Sì, mastering, sì, ecco. Sì, anche... Ah, giusto, che prima non abbiamo parlato dello stem. Esatto, la differenza. Sì, sì. Vabbè, diciamo che cos'è lo stem mastering. Ecco, qua io già non vedo compressione. C'è compressione, ma compressione è una sottocategoria di ciò che noi consideriamo la dinamica. Esatto. Okay. Cos'è lo stem mastering, sì, volevamo dire? La differenza tra lo stereo master e lo stem master. Esatto, stavamo parlando del mix prima, no? Quindi finite il vostro mix e lo mandate a masterizzare. C'è un passaggio intermedio volendo che potete fare, ovvero
raggruppare, lo potete fare perché voi state a Ableton, giusto? Sì. Ok, quindi conoscete il saper raggruppare le tracce dentro una cartella, tra virgolette, no? Quindi fai una cartella, gruppo, nel quale metti, che ne so, tutte le drum, e poi ne uno metti tutti i pad, e uno metti tutte le voci. Ok, fare uno stem mastering significa che voi preparate 8 canali, cioè la cassa, le percussioni basse e alte, sono due, quindi siamo già a 3 canali. Il basso, synth bassi, synth alti, voce, effetti e così via. Cioè, create una macro struttura nel quale più o meno andate già a fare il mix, però magari dite, ok, però se adesso faccio il mix, questa cassa non viene tanto fuori nel mio mix. Se la mando a fare il master, il mix è già scritto, quindi la persona che andrà a fare il master non potrà modificarmi troppo il kick dentro la traccia, perché è già tutto stemmato, cioè scusa, è già tutto renderizzato in un file stereo. Quindi non posso lavorare io solo sul kick facendo finta che non ci sia nient'altro, perché se vado a lavorare sul kick tutta la traccia verrà comunque messa in compromesso da questa cosa, dal fatto che lavoro sul kick, chiaro? Domanda. Facciamo finta che sia una pizza questa cosa qua. Se Ok. io ho beccato tutti gli ingredienti, pomodorini di Pachino, tutto l'olio Mozzarella extravergine, mozzarella di bufala. di bufala, campana DOP, e ho sbagliato la farina, tu me la cambi la farina? Io non ti cambio la farina, ma te lo dico. Quando tu arrivi da me e mi dici masterizzo questo brano, io ti dico guarda, io questo te lo faccio, ma di sicuro c'è questo problema qui, che il kick è sbagliato per dirti. E nelle tracce dance penso che sia la cosa più importante Lo facciamo che prima si di può mettere in dire. forno. Ok. Ma esatto. Allora in quel caso si torna indietro, la persona cambia il kick. Oppure si sceglie di fare uno stem mastering e allora cambiamo il kick. Anche questo può succedere. Che quindi andiamo un po' a fare una coproduzione a quel punto. Ovvero lui Cioè ci manda la sua. intervenite Sì, quasi artisticamente, volendo. esatto. Artisticamente per rendere la traccia anche tecnicamente corretta, senza errori Ma loro, pesanti. adesso so che è difficilissimo, ma loro come potrebbero aiutare il vostro lavoro di mix e mastering scegliendo i suoni giusti? Come si fa? Come si fa a sapere che da quello là la farina la posso comprare e da quell'altro no? Secondo me è più facile partire dal contrario, ovvero partire dagli errori che uno può fare mentre ci manda una traccia. Ho fatto una slide dopo sulla bla bla bla. Vabbè, questa qua era un po'. Ecco. Ma possiamo vedere queste slide? Certo, assolutamente sì. Per vedere tutto il discorso. Uno dei problemi più grandi è l'imprecisione, ovvero di gente che ci manda cose con imprecisione colossale. Noi abbiamo questo PDF che mandiamo quando qualcuno ci richiede di fare un lavoro, per esempio quando ci chiede di mandarci cioè di fare un master, noi ti mandiamo questo file, senza scritta aiuto, aiuto non serve dopo ovviamente, in cui c'è scritto precisamente tutte le istruzioni per creare il file da mandarci. Il problema è che chissà il cazzo perché il 90% della gente non lo legge questo file, no? E quindi ci mandano delle cose che, come dicevi te prima, sono al contrario. Quindi il primo errore che si fa e che vi consiglio di non fare mai quando lavorate a livello un po' professionale è essere imprecisi. Lasciare andare le cose che dite, tanto è una persona che sta facendo un servizio per me e quindi posso permettermi di fare quello che voglio. Sbagliato, perché la traccia è vostra, Cioè, quindi. come andare a fare la spesa alla Lidl e chiamare Cannavacciuolo per cucinare. Bravissimo, esatto. Non fatelo. Non è super, diciamo. E come dicevi te prima, come fai a scegliere la farina giusta? La farina giusta ce ne sono tante, ce ne sono alcune che però sono sbagliate. E tante volte magari ci arrivano delle tracce con dentro dei rumori, dei noise, magari un campione tagliato senza il fade e fa il click. Oppure delle Enfatizzandolo nel risonanze. master, questa cosa diventa Eh fastidiosissima, no? sì, chiaro, se tu tac, e uno che fa la R, appena sente il tac di un campione tagliato, dice, ah, ok, bella cestino, ascolto il prossimo. Ci può essere un problema di coerenza di immagine stereo, questa è una cosa abbastanza tipica, soprattutto sulle produzioni di ragazzi che hanno iniziato da poco a produrre, ovvero
cose che si muovono nello stereo senza una sorta di, senza niente di definito. E uno dei più grossi problemi, stavamo lavorando su una traccia ieri e c'era questo ragazzo che ha messo il basso totalmente in stereo, in side. Quindi, cioè, al primo ascolto si capiva che c'era un'idea, ma non era concretizzato, perché sto basso qui non si sapeva dove cavolo stava andando. E, per non dire che c'è un nostro fantastico cliente australiano che ci manda i master da fare già masterizzati. Esatto. Io gli ho detto 10 volte. A 0 dB clippati, me lo masterizzi? Sì, va bene. Cerco, cioè, lui vuole stereo mastering. Sì, sì, sì. Stereo mastering è una cosa che ha già limitato totalmente. Sebbene comunque ci sia scritto qui che devi tenere. Quindi la prima cosa da fare è essere precisi, cioè sapere tutto, cioè, tutte le indicazioni, meno 6, tutta la scheda tecnica di come deve essere preparato il file. Ma noi ti diciamo anche se ci sono dei problemi. Se dall'altra parte qualcuno non è disposto ad ascoltare, però che il lavoro comunque si cerca di portare a casa lo stesso, si cerca di tirare fuori il massimo della traccia. Però a certe volte siamo lì con le mani. Ma il problema penso sia di recidivi, quelli che poi ti rimandano un altro mastering sempre con gli stessi. Sì, sì, esatto. Sì, sì. Per fortuna non sono, cioè, una piccola percentuale di clienti, però sono quelli più divertenti a raccontare. Sì. No? Quindi più che il caffè, la tisana ci vuole per sì. L'ultimo. Esatto. Questa cosa qui che ho bypassato prima al volo, vediamola velocissimamente. Proprio in sequenza come lavoriamo noi un brano che ci arriva da masterizzare. L'analizziamo prima di tutto, cioè lo ascoltiamo, sembra una banalità, però dentro il primo ascolto ci sono tantissime cose che saltano all'orecchio che magari voi non vi accorgete perché state ascoltando la vostra traccia da 3 mesi con le orecchie fottute dal fatto che avete già ascoltato tutto troppe volte e non riuscite a capire che ci sono dei problemi macroscopici. Oppure i problemi microscopici, ok? Quindi la prima cosa da fare è analizzare e correggere i problemi. Una volta che questa cosa è fatta, si passa a enfatizzare la traccia, a far sì, come diciamo prima, che la traccia suoni bene, quindi a riequilibrarla se ci sono problemi di disequilibrio, comprimere o andare a lavorare col fader. Adesso vediamo una cosa molto carina perché alla fine un compressore o utilizzare il fader è la stessa cosa, quindi uno può servire per una cosa, uno può servire per l'altra. Adesso faccio vedere una cosa simpatica su questa roba qui. Enfatizzazione, questa qua è una cosa un po' pochettino più hardcore, se ci arriviamo dopo sarete felici. Poi c'è il limiting. Sono abbastanza sicuro che tutti con Ableton oppure vi hanno già insegnato qui come più o meno fare un master della traccia per far sì che o ve l'ascoltate in macchina, o ve l'ascoltate sulle cuffiette o in giro. E Morris vi ha detto già qualcosa? No? Non ancora affrontato? No, presto. Insegnerete voi a Morris. Allora ok. E una cosa che dovete sapere è che il mastering è sempre un compromesso, perché la traccia ha un suo equilibrio, esiste una sua vita, e basta spostare un elemento che cambia tutto, ok? Quindi è proprio come essere in equilibrio su un pallone, tu sei su un asse. Se sposti un pochino le frequenze alte e le fai sentire di più, automaticamente quelle basse si sentono di meno. Se dai più presenza, dai meno impatto, ok? Cioè meno loudness. Se invece vuoi dare più dinamica, più movimento, non ti puoi aspettare che tutto il brano sia un sacciotto intero. Quindi la cosa bella di questo lavoro qui è che potete fare anche voi a casa, quando è finito un brano, prima di dire voglio masterizzarlo, quando imparerete a farlo, provate a renderizzarlo, a riaprirlo magari con un altro software, quello che non utilizzate abitualmente, e guardare la vostra traccia, proprio ammirare la forma d'onda, vedere dove avete messo impegno, dove avete messo meno impegno, dove avete voluto seguire un'onda e quell'onda ha seguito quello che avete voluto fare voi oppure andate per i cazzi suoi. Tutto questo lavoro qui è molto importante perché poi potete auto farmi una critica del brano e magari risolvere qualcosa nel vostro piccolo mastering che fate, no? Dite, ok, non ci voglio tornare indietro, fare di nuovo il cambio di tutto il mondo perché comunque la traccia più o meno c'è, però
mi sono autoconvinto, sono onesto con me stesso, so che fa schifo sta cosa qui, cerco di aggiustare il mastering. È una cosa da non fare, cioè qualsiasi ingegnere master, se voi gli raccontate questa cosa che vi sto dicendo, mi dice voi siete matti. Però c'è ancora questa opportunità, diciamo che il mastering è l'ultimo momento in cui poi dici, puoi dire cazzo, cerchiamo di salvare questa situazione qui che non mi è piaciuta, insomma. E ecco, questa è una cosa che volevo far vedere, carina. Qual è la differenza tra microdinamica e macrodinamica? Allora, questo che cos'è? Lo zero. No, scusa, non la linea, dicevo tutta l'immagine, tranne le freccette. Una forma d'onda. È una forma d'onda di una traccia. Certo, sì. Ok. Non è molto interessante perché la traccia è te causio. E quindi le tracce te causio purtroppo non hanno una dinamica molto interessante. Quindi questo è il minuto 0, questo sarà il minuto 5. Boh, è la fine della traccia. Anche 10? Anche 10, è la stessa. Questo invece saranno 3 secondi, forse meno. Ok? Quindi possiamo già andare a vedere una cosa fondamentale. Se io considero solo questo momento qui della traccia, una cosa che posso vedere è che ho dei massimi e ho dei minimi che ho segnato qua. Quindi vedete le frecce. Questo qua è il punto più alto, di volume più alto in assoluto, e questo qua è il punto di volume più basso in assoluto. Ok? La stessa cosa la posso fare qui, ok? Quindi in questo punto qui è aumento più basso in assoluto, mentre questo momento qui, più o meno poi si ripete perché la traccia è te causa, però nulla contro te causa, è il punto più alto. Quindi questa è la differenza tra microdinamica, no scusate, macrodinamica e microdinamica. E se vogliamo modificare questa dinamica, che strumento possiamo utilizzare per lavorare sulla differenza di questi due momenti qui? Compressore. Perfetto, benissimo, un compressore. E se vogliamo lavorare invece sulla differenza di questi due? Il limiter è una soluzione, però è una soluzione un po' da muratore, diciamo. Okay. La cosa migliore qui è usare il fader, il volume. Ok? Avete tutti un gain sul vostro master, quindi piuttosto che usare un limiter e uccidere questa parte qui, si può semplicemente alzare questo. È molto più semplice ed è una cosa che ma vi incoraggio a fare. Mixare, Ma è una cosa che secondo me anche il produttore dovrebbe fare, perché se tu vuoi dare un breakdown e poi un drop, vuoi che il drop spacchi, perché siamo DJ, cazzo, il drop quando entra deve spaccare, no? E quindi ci sono un sacco di trucchi per farlo spaccare di più. Per esempio, uno cosa fa? Alza il volume quando c'è il drop, no? Lo fai anche in console, magari c'hai il gain, dai una botta di gain, ma lo puoi fare senza fare il cane di dare la botta di gain mentre stai suonando, lo puoi fare già in produzione. Se tu qua vai a abbassare il volume, proprio col fader, col master, tu metti un'automazione, abbassi il volume, non di tanto, ovviamente non ci può essere un'escursione in 10 dB se uno dice, ma lei che è sta roba, mi stai prendendo per il culo. Però se ci sono 3 o 4 dB di differenza tra il vostro breakdown e il vostro drop, 4 dB sono tanti, cioè dB è una scala logaritmica, vuol dire 4 dB è una pressione molto più alta, 6 dB è il doppio del volume, quindi siamo a diciamo 3 quarti. Questo è già un piccolo esempio di come evitare di usare compressori e limiter. Perché evitare di usare compressori e limiter? Perché più comprimiamo, più limitiamo, più utilizziamo dei additivi, esatto, e meno sarà naturale, proprio detto la parola. Quindi se tiriamo al collo la nostra traccia mettendoci 4 multiband limiter, perché l'ho visto fare su quel tutorial di YouTube, 6 limiter tutti spiaccicati al massimo, e poi dici, ma non respira tanto, cioè non droppa bene, perché? Chiaramente perché? Perché hai voluto tirare via tutta la vita la tua traccia. Quindi io sono per utilizzare meno sistemi automatici, tra virgolette,
mi fanno un po' paura, meno learn che faccio io tutto il plugin e magari cercare di utilizzare un po' di più sistemi un po' più alla vecchia, diciamo, come si diceva prima, per dare vita alle tracce, per dare dinamicità, per dare più divertimento anche, arrivare allo 0 dB.